Ciao a tutti, sapete che quando scopro qualcosa di nuovo non vedo l'ora di condividerlo con voi e oggi voglio farvi vedere come creare questo sapone solido pulisce pennelli fai da te che si fa in 2 secondi e veramente vi cambierà la vita o almeno cambierà la vita dei vostri poveri pennelli. Prima di andare a vedere come si fa mi raccomando lasciate un like se vi piacciono i video trucchetti sul mio canale e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi per non perdervi tutti i nuovi video. Allora, per creare questo pulisci pennelli fai da te ci serve solo un contenitore di vetro della dimensione che volete e una saponetta. Poi andiamo per prima cosa a tagliare la saponetta a piccolissimi pezzi, mi raccomando, potete usare una grattugia ma ci mettereste tipo 20 anni o un coltello e potete anche aiutarvi con un tagliere, l'importante è che i pezzi siano belli piccolini e devono andare a riempire tutto il nostro contenitore. Tra l'altro se prendete una saponetta colorata verrà ancora più bello, io ho trovato questa un po' giallina ma se trovate una saponetta ad esempio azzurra o rosa è ancora più carino da vedere. Una volta che abbiamo ricoperto il nostro contenitore con la saponetta tagliata, andiamo a versarci sopra l'acqua bollente fino a ricoprirlo totalmente e lasciamo un'ora a riposare fino a che diventerà solido. Dopo circa un'ora si è solidificato e ora vediamo se funziona. Proviamo questo pennello super sporco, lo bagno un po', gira 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 gira, qua si fa tutto sporco, pennello pulito in mezzo secondo. Ta-da! Pronto per un nuovo pennello. Quindi non dobbiamo fare altro che prendere un pennello sporco, bagnarlo un po' e passarlo nel nostro sapone solido. L'attrito farà uscire tutto lo sporco dal pennello, è anche molto satisfying da fare come attività. E poi sciacquate il pennello sotto l'acqua e vedrete che in mezzo secondo sarà pulito e togliete anche lo sporco dal contenitore in modo da riutilizzarlo altre volte. Quindi pennello pulito in 2 secondi. Tra l'altro ho provato anche con 2 pennelli insieme e funziona, vedete, esce tutto lo sporco e basta sciacquarli per avere pennelli puliti in 2 secondi. Ovviamente poi basta mettere un coperchio per conservarlo comodamente sul nostro ripiano del bagno, almeno lo abbiamo pronto all'uso, ogni volta che abbiamo un pennello sporco lo laviamo e mi raccomando laviamo i nostri pennelli perché sennò poi tutto lo sporco si depositerà sul nostro viso, quindi è molto 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 importante. Ecco, se vi è piaciuto questo tutorial e provate a rifarlo, mi raccomando taggatemi nelle vostre stories su Instagram così vedrò tutti i vostri pulisci pennelli, magari anche di diversi colori se usate saponette di colori diversi, e vi riposterò sicuramente. Io vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!